Parigi, COP21 e forse ultimo treno per evitare questa catastrofe mondiale. Fino all'11 dicembre se ne parla appunto nella capitale francese. Noi in linea abbiamo Claudio Marcantonini, vice direttore del Centro Studi Politiche Climatiche dell'Istituto Universitario Europeo. Benvenuto. Grazie. Questa conferenza di Parigi, diciamo, molte cose sono cambiate rispetto a Copenaghen nel 2009 e rispetto a Kyoto nel 1997, quindi le speranze che si possa trovare un accordo diciamo, sono molto più alte. Questo perché, prima di tutto, come dicevo prima, le evidenze scientifiche sono ancora più forti di quanto lo erano 15 o 20 anni fa, perché molti stati si sono impegnati, molti stati che appunto 15-20 anni fa non lo erano, prima di tutti la Cina, e perché devo dire che c'è anche una pressione da parte della società civile, sempre più consapevole di questi problemi, che quindi spinge per trovare un accordo. È aumentata la consapevolezza, insomma, rispetto a 15 anni fa? È aumentata la consapevolezza, sì, a livello politico, a livello sociale e anche direi a livello economico, cioè molte aziende, anche grandi aziende, certo, si stanno impegnando, ci sono anche molte dichiarazioni fatte in questi giorni. Quindi diciamo anche il settore privato, sia di produzione sia finanziario, è consapevole di questo rischio ed è consapevole che bisogna fare uno sforzo per evitare, per diminuire l'emissione, certo, di CO2. Per andare oltre. Ci sono molte legislazioni in materia, sono sufficienti? Bisogna far di più? Bisogna cambiare qualcosa? Allora, ci sono molte legislazioni, sono sufficienti? No, cioè, ovviamente le cose da fare sono tantissime, quindi diciamo, uno può vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, nel senso mezzo pieno nel senso che l'Europa ha fatto molto rispetto anche a altri stati, infatti le emissioni sono calate circa il 20% in questi ultimi 10 anni. Ovviamente la strada di fronte a noi è molto lunga, quindi ulteriori politiche sono necessarie, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, molti di questi anche a livello locale, a livello per esempio di cittadino. Quindi ancora la strada di fronte a noi è lunga, ma ripeto, l'Europa sicuramente per molti aspetti è, diciamo, il leader rispetto ad altre posizioni.